una persona con disabilità ci fa pensare nel momento in cui ci rapportiamo con lei. È importante andare a decostruire quello che pensiamo, o no, Davide? Non c'è un segreto standard, non c'è neanche, soprattutto, una lezione che si vuole dare in merito a tematiche così, così importanti. Certo. Perché poi l'obiettivo del nostro tour non è quello di insegnare niente, ma tendenzialmente di incuriosire, lasciare un po' una piccola traccia su una riflessione. Noi abbiamo l'obiettivo di rendere il mondo un posto più inclusivo. Crediamo che è un qualcosa di, che è un qualcosa di complicato, infatti ci metteremo decenni, però poi bisogna, secondo me, partire, avere ben chiaro l'obiettivo e ragionare poi un passetto alla volta. Pensiamo che sia molto importante la conoscenza, e per conoscere, soprattutto, certo, un'attività come questa del tour, non ha l'ambizione di portare, di far emergere della conoscenza quasi aulica, qualche insegnamento, ma semplicemente dei piccoli spunti di riflessione. Perché nel momento in cui tutte quante le persone iniziano magari ad incuriosirsi, a riflettere su alcune tematiche, iniziano magari a guardare quelle tematiche in una maniera un po' differente. Certo. E quindi da lì si può innescare quel volano. Quindi volevo un po', come prima domanda, chiederti cosa ti hanno lasciato questi minuti in cui Alessio e Giusy toccano un tema molto, molto particolare, anche un po' spinoso, perché poi di fronte soprattutto a una disabilità mentale spesso siamo, da quella guardiamo, un po' con l'occhio del bambino. Ma guarda, in realtà mi hanno fatto venire in mente un episodio che mi è capitato recentemente. Io tra le mie attività attoriali insegno ai bimbi teatro, e in questo gruppo di teatro all'inizio proprio mi sono trovata davanti a un ragazzino non con una disabilità mentale ma con una problematica, cioè lui non ha la mano, non ha un pezzo di braccio, no? E durante un esercizio il bimbo che stava a fianco a lui, siccome a un certo punto ha detto va bene, allora datevi le mani, adesso facciamo tutti, e il bimbo ha guardato lui come per dire sì, ma lui cosa gli do? Cosa faccio? Allora il bimbo candidamente e col sorriso sulle labbra gli fa prendi il braccio, no? Allora io mi sono trovata, ho detto wow, cioè questa cosa è meravigliosa, è bellissima, perché io mi sono detta al momento, ho detto ma cosa faccio, intervengo, ma perché, ma non è stato carino nei suoi confronti, cioè non è stato, invece poi se la sono risolti loro così, io gli ho preso il braccio e fa ah ecco, è vero. Cioè, e via. per dire, mi ha portato questa riflessione, perché effettivamente noi siamo incapaci, no, in determinate situazioni a reagire, proprio perché non sappiamo, non conosciamo, avrà urtato la sua sensibilità, sì, no, ma alla fine no. Cioè è molto più semplice di quanto noi poi ci costruiamo intorno a queste cose, quindi non so, insomma questa riflessione mi ha fatto venire in mente questo, la mia incapacità, pur essendo io molto... se vuoi, cioè non voglio usare questo termine così per vantarmi di questa cosa, però sono molto attenta e molto sensibile a tutto ciò che mi affascina, tutto ciò che è differente dalla mia visione, dal mio modo di essere, quindi comunque tendenzialmente proprio ti senti già più un po' più preparata, assolutamente, in merito a, assolutamente, determinate, sì, a determinate tematiche. Secondo me qua poi c'è una riflessione molto, molto importante poi da fare. Nel momento credo che i bambini non abbiano pregiudizi, certo, questa ovviamente è anche è un aspetto molto importante che poi facilita veramente tanto, sì, tanto la relazione, e quindi già in quell'occasione è stata un'occasione veramente che
dal nulla ha messo anche te nelle condizioni di imparare un qualcosina, sicuramente magari una prossima volta quei secondi di imbarazzo che potevano esserci, quasi di riflessione, ma adesso cosa gli dico? Esatto, cioè io ho detto ma cavoli, ma forse in quanto in quel momento, sì è vero, docente di teatro, però in qualche modo anche educatrice, dovrei intervenire. Invece poi mi sono fatta da parte e ho capito che insomma... E lì un po' da questi da questo minuto che hai vissuto hai avuto modo di riflettere su un qualcosa che non ti era mai capitato, quindi certo, di aumentare il tuo grado di conoscenza che ti porta poi a fare delle riflessioni ulteriori, un po' il senso del nostro tour, vuole proprio essere, questo. Noi appena sei salito in macchina ci siamo dati del tu, perché io e te ci conosciamo. Certo. Perché altrimenti la prima volta che ci siamo conosciuti non ti ho subito dato del tu. Tra l'altro sapevo chi avevo di fronte da un punto di vista di... so che sei un'attrice, so che fai televisione, però effettivamente non avevo mai abbinato il tuo nome al tuo volto. Quindi lì per lì non ti ho dato del tu, poi nel momento in cui mi hai detto diamoci del tu, allora abbiamo iniziato a questo dialogo in questa maniera, che altrimenti avremmo portato avanti con il lei. Spesso effettivamente viene quasi un po' difficile dare del lei ad una persona con disabilità. Sì. Ho in mente magari dei nostri atleti, quindi che possono essere miei coetanei, perché sono sui 35-40 anni, con sindrome di Down, ai quali credo che difficilmente le persone che certo, si incontrino per la strada possano dare del lei. Ma difatti guarda, tutte le cose che dicevano ovviamente mi risuonavano, no? Perché anch'io spesso ho sentito, oh, ma guarda che carino, perché appunto c'è questa conservazione del gioco, del non filtro, e quindi in qualche modo è come se fosse lecito, no? Dire ah, guarda che carino, c'è una difficoltà proprio nel... c'è un imbarazzo nel relazionarsi, e quindi questa incapacità, questo imbarazzo crea poi queste, no, queste frasi che ovviamente senti. Legato al che carino, ma anche ad una frase molto molto bella di Alessia, che risentendola adesso mi fa riflettere, ma in realtà che è spunto di vecchie riflessioni. Non è vero che tutti quanti ci devono stare simpatici. No, no, perché assolutamente. Al mondo non tutti ci stanno simpatici. Certo. Io ho imparato a vivere le persone, soprattutto il primo incontro con le persone negli ultimi anni, senza un pregiudizio, un pregiudizio iniziale. Mi rendo conto che il lavoro che faccio adesso in questo mi ha aiutato molto. Ero una di quelle persone che comunque nel momento in cui si trovava di fronte alla disabilità un pregiudizio, sia nel bene che nel male, inizialmente ce l'avevo, certo, anche perché non la conoscevo. Certo. Quindi questo per far capire quanto sia importante la conoscenza. In questi anni, avendo avuto la possibilità di conoscere e di imparare di più, credo di rapportarmi in una maniera migliore con tutte quante le persone, perché nel momento in cui le conosco mi sono imposto di non avere nessun giudizio in merito, poi iniziare a conoscerle e solo dopo iniziare a poter pensare a un qualcosa. Scusami, ti sto interrompendo. No, figurati, volevo dire chiudendo proprio sull'altro aspetto, poi alla fine nel momento in cui li conosci, alcuni mi stanno un po' più simpatici di altri e con alcuni certo, c'è un'alchimia che nasce da subito, con altri magari devi, ma anche lavorativamente proprio succede, ci lavori con dei colleghi con i quali magari instauri semplicemente un rapporto lavorativo, ma superficiale. Non devono essere per forza tutti bravi, belli, tutti carini, tutti quanti simpatici. E lo stesso deve valere per le persone con disabilità. Non è detto che perché hanno una disabilità allora di default sono tutti carini. Ci possono tranquillamente stare antipatici. Assolutamente.
Anche perché poi in quel caso togli l'individuo, no? Che l'individuo, ogni individuo porta una cosa differente, non è un gruppo, una massa, ma è cioè l'originalità della persona che poi ti con cui ti ritrovi, ti affascina, insomma. Mi hai fatto venire in mente, scusami, perché prima ti interrompevo, perché spezzerei un pochino, ma una piccolissima lancia a favore del futuro, nel senso che finalmente adesso si parla liberamente di determinate cose, no? Cosa che prima invece c'era un po' questo muro di... Adesso diciamo che sono anche un po'... escono quasi fuori di casa estremo. Perché magari anni e anni fa tendenzialmente con alcune argomentazioni come la disabilità non si riusciva ad affrontare, perché anni e anni fa alcune persone con disabilità non uscivano di casa, ma purtroppo in alcuni posti anche oggi è così. Quindi... Certo, assolutamente, però il fatto che se ne parli sicuramente è un rompere un pochino questa piccola barriera anche di ignoranza e di incapacità, quindi... Anche perché poi spesso sia un atteggiamento che l'altro, le persone non ce l'hanno in una maniera... quando parlano e utilizzano magari un linguaggio non corretto, un linguaggio non inclusivo, non lo fanno per cattiveria, lo fanno con il miglior intento, possibile. Spesso però l'intento non sempre ha come risultato effettivamente il qualcosa di giusto che viene fatto, e quindi può portare o meno dei pregiudizi, delle difficoltà nei confronti dell'altro. Quindi credo che in questo percorso sia veramente... Ci stiamo lavorando e sia importante farlo con molta attenzione, ma anche con la massima serenità. Si sbaglia, tutti quanti lo fanno, credo che nel momento in cui lo sbaglio possa essere fatto notare, l'importante è prenderne consapevolezza, magari chiedere anche scusa, perché magari ho urtato la sensibilità di una persona senza volerlo, ma cercando di comportarmi nella maniera migliore possibile. Poi magari non è stato quello il risultato, me ne accorgo, chiedo scusa e vado avanti. Credo che questo sia uno step importante da fare. Per concludere ti faccio un'ultima richiesta, ti chiedo di prendere il cellulare e ti ho inviato un WhatsApp con una traccia audio, ascoltarla, magari anche solo le prime note, e intanto dirmi se dalle prime note riconosci questa canzone. Forse sì. Oli e Benji rivisitata. Adesso poi la potrei ascoltare tutta, poi più tardi. In solitaria. È un po' la canzone del calcio per eccellenza. Certo. Che prende poi più generazioni, perché la generazione dei miei genitori, grazie al fatto che comunque io ti la guardavo, fatti servire i cartoni, se riservivano, e quindi sono dei grandissimi conoscitori di Oli e Benji, la mia, però in realtà poi anche quella dei miei figli, quindi se ne è passata un'altra, perché adesso è tornato più che in voga. Lo guardano? Hanno iniziato anche a guardare qualche puntata, credo che sia veramente, per dei calciatori, il cartone simbolo per eccellenza. Tu lo guardavi? Io lo guardavo, non ero tanto affascinata, ma non in quanto donna, perché proprio c'era questo pallone che a un certo punto si deformava. Diventava un po' ovale. E c'erano questi minuti dove il pallone passava, c'era questo lancio, dici, e quindi, e arriva. Allora? Noi chiudiamo sempre in questa maniera la nostra chiacchierata, il nostro tour, perché
Paolo Picutti e Mario Fucili. Paolo Picutti è il bambino che cantava la sigla di Le Band. Adesso è ovviamente adulto e insieme a Mario hanno deciso di rivisitare in chiave insuperabile questo classico dei cartoni e regalarcelo, donarcelo. Quindi a breve uscirà, speriamo, nelle radio. Speriamo, perché oltre ad essere una bella canzone, credo che portare alla luce i ricordi della propria gioventù è sempre un qualcosa di piacevole. Certo. E in un paese calciofilo come il nostro, credo che in tanti potranno poi tirare fuori molti ricordi. Cosa c'è di più aggregante del calcio? Cioè, è difficile, eh? Il calcio è veramente un qualcosa di molto, di molto inclusivo. E quando noi abbiamo scelto di avviare la nostra attività partendo proprio dal calcio, l'abbiamo fatto per due motivi: uno, per quello che rappresenta il calcio, e due, per la facilità che ha di comunicare. Certo. Quindi noi che vogliamo comunicare un cambiamento, abbiamo detto, perché non ci facciamo aiutare dallo strumento più facile, che è quello del pallone. Io ti ringrazio per questa chiacchierata. Grazie a te. Mi ha fatto Grazie a te, mi hai rinnovato anche questo ricordo.